Si è conclusa domenica 20 settembre la 30ª edizione del Gran Premio Nuvolari, alla quale, nonostante le difficoltà dovute alle ovvie problematiche sanitarie, hanno partecipato 150 equipaggi provenienti dai principali paesi europei. Questa edizione ha celebrato un importante traguardo collettivo per gli organizzatori, per la città di Mantova e per tutti gli appassionati, oltre a rappresentare un importante segnale di ripartenza per tutto il comparto dell'automobilismo storico, da sempre grande volano per l'economia del nostro paese. Durante i 3 giorni di gara, i partecipanti hanno attraversato numerose città e borghi dell'Emilia-Romagna, della Riviera Adriatica, della Toscana, dell'Umbria, delle Marche, per poi tornare a Mantova domenica 21. Da ricordare sicuramente il passaggio presso la fabbrica Bugatti di Campogalliano, il centro storico di Siena, Piazza del Campo, Arezzo, le prove cronometrate nell'autodromo di Modena e quelle svolte nell'arena di Piazza Ariosté a Ferrara. Grande novità di quest'anno è stato il progetto Gran Premio Nuvolari Green, grazie al quale Mantova Corse ha adottato un approccio consapevole in campo di tutela e sostenibilità ambientale, impegnandosi concretamente nella piantumazione di alberi ad alto fusto in aree selezionate della città di Mantova, al fine di compensare ed azzerare le emissioni totali di CO2 prodotte dalla circolazione delle auto storiche partecipanti. Le cartoline ricordo di questa edizione. Un plauso agli organizzatori capaci di portare in strada questo evento in un periodo complesso come quello attuale, sfidando le difficoltà del momento, ottenendo un grande successo tra i partecipanti ed il pubblico, bravi nell'organizzare tutte le procedure di sicurezza sanitaria. Ottimo risultato per i circa 50 equipaggi stranieri al via, dimostrando che anche loro hanno voglia di partecipare agli eventi italiani. Il format sempre vincente, sport, agonismo, prove sempre con un coefficiente di difficoltà alto, percorsi mozzafiato, gara che lascia sempre gli equipaggi con il fiato sospeso. Le prove si sono svolte sempre in strade semideserte, ottima scelta. I passaggi sui pressostati tutti in sicurezza, ben presidiati. Cronometraggio a cura di FICRE, all'altezza della situazione. Complimenti a tutti gli equipaggi che hanno voluto esserci a tutti i costi, sfidando un po' le regole del gioco e le convenzioni, dimostrando che il motorismo storico muove veramente la passione. È stato un momento di incontro, di sorrisi e di grandi emozioni. Tanto pubblico in strada, sempre rispettoso delle norme con mascherine e distanziamento, forse c'era voglia di motorismo. La premiazione si è tenuta nella magnifica cornice di Piazza Sordello. Il motorismo storico come volano dell'economia e fattore di promozione dei territori, un aspetto da non dimenticare. Claudio, finalmente Gran Premio Nuvolari 2020, ma oggi non vogliamo dare un parere né come organizzatore, né come creatore, ma come responsabile Covid, la nuova figura del Gran Premio Nuvolari. È un termine nuovo che porta con sé delle responsabilità. La nostra federazione Acisport ha preparato un protocollo che è stato approvato dal Ministero e questo protocollo deve essere applicato a tutte le manifestazioni automobilistiche. Di fondo dobbiamo tenere separati i concorrenti, gli equipaggi, dal resto. I concorrenti operano in regime soprattutto di partenza e di arrivo di parco chiuso. Il pubblico non è ammesso, non sono ammessi assembramenti. Le dotazioni di sicurezza, tipo la mascherina, tipo la distanza, devono essere seguite alla lettera. Ecco, il nostro compito è di garantire tutto questo. Per poter garantire tutto quanto è previsto dal protocollo in una manifestazione dinamica qual è il Gran Premio Nuvolari non è facile, ma ci siamo attrezzati e abbiamo previsto tutta una serie di controlli proprio per seguire le norme. Mario, eccoci finalmente a Mantova, Gran Premio Nuvolari 2020, pian piano cerchiamo tutti di tornare alla normalità. Mamma mia, la cosa più importante, ritornare alla normalità dopo questi mesi bui è la cosa più bella, più importante. Essere qui al Gran Premio Nuvolari, 30ª edizione, poi diventa anche ancora più interessante, sai,
vincitore l'anno scorso, quest'anno sono di nuovo qui assieme a Raffaella e faremo del nostro meglio per cercare di bissare il successo dell'anno scorso. Certo, bisogna fare i conti con gli avversari, ma siamo qui proprio per questo. Che effetto fa e quali sono le difficoltà, diciamo, maggiori di navigare un esperto driver come Mario Passananta? Che quando si arrabbia va qualcosa di storto, viene giù il mondo. Una grandissima vettura e anche la responsabilità di un grande compagno d'abitacolo. Assolutamente, sarà una cosa molto impegnativa da un punto di vista psicologico anche, oltre che fisico, perché la gara comunque è, sappiamo, dura. Tantissime le emozioni, è inutile sottolinearlo in questi giorni, il ritorno alle competizioni dopo comunque tutta l'emergenza sanitaria che abbiamo attraversato. Una vettura, abbiamo detto, importantissima, i 110 anni di Alfa Romeo. Qual è la cartolina che in questo momento hai prima della partenza? Beh, intanto la piazza, anche se meno gremita dello scorso anno, è comunque una cosa importante, molto bello il colpo d'occhio e speriamo di arrivare qua domenica in buona posizione. Nonostante tutto, anche quest'anno siamo qui alla partenza del Gran Premio Nuvolari edizione 2020. Per fortuna sì, poi la giornata e le giornate speriamo che siano come oggi, è eccezionale, è una gran bella gara il Nuvolari. Senti, che macchina sei a bordo? 514S del 1931, è una Fiat. È il quarto Nuvolari, lo faccio molto volentieri, sono comunque gare che non si può dire di no. Sì, è una bellissima emozione anche perché abbiamo davanti tre giorni particolari e tutto quel viaggio qua che dobbiamo fare con una macchina del 1931 è abbastanza impegnativo, ma ci dà tanta gioia. Forse la prima gara importante, quindi è segno di ripartenza prima della Mille Miglia. Mille Miglia è spostata a ottobre, quindi siamo emozionati. Vedo che c'è molto rispetto da parte degli organizzatori. Anche ieri le verifiche, i ragazzi erano davvero bravi. Quindi per quanto riguarda problema Covid, comunque l'emergenza sanitaria, hanno gestito tutto finora benissimo. Manca solo la parte sportiva e cerchiamo di far bene. Però sì, un po' emozionati. Senti, ma ti sembra questo il momento di giocare con i pennarelli? Del momento, cioè le scuole sono iniziate da poco e sono arrivato un po' indietro. Senti, un po' di emozione alla partenza quest'anno? Emozione sempre, alla partenza Nuvolari sempre emozione, sia per l'ambiente sia per tutto, si sente che è un'edizione un po' strana, si sente che c'è qualcosa nell'aria che non è come al solito, però vedo che la gente reagisce, vedo che la gente ha voglia di partire e andiamo adesso fino a Cesenatico e vediamo cosa succede. Il fotografo del motorismo storico si torna agli eventi nonostante tutto. Sì, siamo pronti anche a Nuvolari, finalmente si ricomincia a fotografare. Senti, i prossimi impegni dell'Arena Foto? Nuvolari, poi abbiamo Targa Florio, Mille Miglia e tante altre cose, Rally Grand Prix della Corsica. Senti Petto, un dato importante vorrei condividere con te, circa 160 auto al via, ci sono 65 auto straniere, è un dato importante, c'era molta preoccupazione su questo aspetto. Su questo sì, è un successo, perché visto che l'Italia c'è tutte queste cose, è un successo. Pietro, allora eccoci qui al Gran Premio Nuvolari, nonostante tutto ci siamo, dai. Dai, ci siamo anche quest'anno, dopo tutta questa cosa, quest'anno comunque ci siamo ancora, dai. Senti, un'attenzione diversa quest'anno al lavoro? Come lo state vivendo tu e la tua squadra? Diciamo, a noi non sembra che sia cambiato niente, la manifestazione è sempre bellissima e i partecipanti comunque ce ne sono parecchi e a noi non è cambiato, si può dire, nulla. Speriamo che sia così anche tutta la manifestazione, ecco. Senti, un dato importante che stavamo prima commentando, comunque una presenza di stranieri, diciamo percentualmente notevole, sono circa 60 gli equipaggi su 150, quella era un po' la preoccupazione degli organizzatori, anche un po' nostra, invece abbiamo visto che comunque tutti sono volenterosi per l'Italia a visitare il nostro paese. Diciamo che sono quelli più tosti, infatti anche noi siamo stupiti da tutta questa presenza, non pensavamo tanta gente così straniera, per cui è un buon segno, diciamo, ecco.
è bellissimo, è una giornata splendida, ho una moglie meravigliosa che mi accompagna, che è gioiosissima, poi le piacciono le curve, quindi lei si sta divertendo da matti. Meglio di così non poteva andare fino adesso, se non piove, guarda, poi ho incontrato voi. Non piove sicuramente. Poi ho incontrato voi, è bellissimo, rischio di trovarci ogni tanto, quindi ci vediamo anche alla prossima. Assolutamente, sì, l'ha premesso il caffè pagato a questo punto, che mi sembra d'obbligo. Senti, abbiamo fatto già la tappa di ieri, per cui percorso la tappa di venerdì, metà di questa tappa di sabato, che tra l'altro è molto lunga. Qual è il ricordo che ti è rimasto più impresso? La compagnia. Tutti allegri, non ho visto un muso, ho visto tutte persone molto serene, molto rilassate, con una competizione sana tra l'altro, quindi se potessimo scendere e spingere ancora di più le macchine lo faremmo, ma tutti in allegria e con gioiosità, insomma, quindi proprio bello. Sinceramente sarà perché forse sono di Mantova, sarà perché è mantovana questo evento, sarà perché stimo molto gli organizzatori, però devo dirti che a me piace tantissimo. Senti, punto di vista femminile? Devo dire una bellissima esperienza, bellissimi posti, un po' faticoso, però devo dire ne vale la pena, e grazie agli organizzatori che l'hanno veramente data alla grande come al solito. Luciano, partenza dell'ultima tappa qui di domenica da Rimini, sempre una grande emozione. È sempre un'emozione, anche perché qui ci sono già tre presostati che ti aspettano dopo circa 200 metri, e quindi lì ci si gioca già una prima parte dell'ultima tappa. Poi speriamo di arrivare a Mantova con il risultato che abbiamo acquisito sinora, e per noi è un buon risultato. Senti Luciano, com'è la preparazione di un evento come questo? Tra l'altro in una giornata così complicata, ricordiamo intanto che ieri si è partiti alle 7 e si è arrivati alle 19, per cui 12 ore di guida. E stamattina, come tu già anticipavi, appena partiti 100 metri, già tre prove cronometrate. Beh, sai, lì è una questione di preparazione anche un po' psicologica, quindi ma quello che vale è l'affiatamento fra pilota e navigatore. Lì deve funzionare tutto alla perfezione, loro ottieni i risultati che tu speri. Gianluca, eccoci in una giornata di domenica, tappa finale, ieri una giornata molto dura, 12 ore di guida. Come ci si prepara una mattinata così intensa? Facendo gli scongiuri di non addormentarsi sulla prima pagina del roadbook, visto che appena usciti dal parco chiuso abbiamo le prove sul lungomare, quindi speriamo di partire col piede giusto. Per noi la gara è stata molto molto bella e anche entusiasmante dal punto di vista della scalata alla classifica. Senti, tanto non ci sente il buon Ezio, qual è il suo maggior pregio? Ovviamente all'interno dell'abitacolo. La concentrazione e la costanza nel perseguire il risultato. Ciao Guido, buongiorno. Senti, pronto a quest'ultima tappa? Prontissimi, dai. Senti, c'è qualche condizione particolare stamattina, visto che parliamo di prime prove e 200 metri alla partenza? Esatto, direi che a parte le prove iniziali che sono pronti via, direi che la gara dovrebbe andare via molto bene rispetto a ieri, è stata molto impegnativa, molta strada con tante difficoltà nelle prove, perciò oggi dovrebbe essere una giornata un po' più facile, tra virgolette, perché di facile in questo giochino non c'è niente. Senti, dal tuo punto di vista, è più facile navigare, barra guidare automobili come queste piuttosto che automobili chiuse, facciamo esempio, so, di una 508C o di altri tipi di... Ma forse di... nelle macchine chiuse qualche difficoltà in più c'è nel navigarle, nel sdoppiare soprattutto, di cui la visibilità è migliore, sei più vicino, sei più immediato sul tubo, sicuramente è più facile con un'auto scoperta. È vero che ti manca un punto di appoggio a differenza della macchina chiusa dove riesci a stare fermo, qui la testa invece un po' penzolante, pertanto c'è pro e contro in tutte e due le cose. Anche questo campionato volari ormai è giunto al termine, siamo in attesa dell'ultimo controllo orario. Sì, dai, ci siamo divertiti tutti molto, tre belle giornate di sole, la macchina non ha avuto problemi, quello importante, ero con mio figlio, ci siamo divertiti.
e quindi dai, speriamo di tornare l'anno prossimo di nuovo. Senti, che effetto ti fa avere tuo figlio a fianco per un di ricambio generazionale? No, quella è veramente una bella cosa, dai. Stare col figlio, passare 3 giorni insieme non è facile, quindi è stato un bel divertimento anche quello, un bel piacere. Gran Premio Nuvolari 2020 ormai è giunta la fine, siamo in attesa dell'ultimo show. Com'è andata? Qual è la cartolina ricordo di questa edizione 2020? La cartolina ricordo la puoi fare in questo momento, si è svegliato perché stavo dormendo, quindi è questo stata, è sinonimo di relax o di stanchezza? È scarico della tensione, quindi scarico della tensione, adrenalina, quindi anche divertimento, sicuramente impegno e attenzione, perché comunque alla guida bisogna stare sempre attenti. Però il papà è andato bene sto giro. Senti, com'è un abitacolo familiare, come si vive? Ma figlio, insomma, bisogna adattarsi, certo non è una macchina moderna, si prendono un po' di botte, un po' di spifferi, polvere, ma è anche questo il suo bello. Però ti ho aiutato. Senti, ma questi giovani come io hanno la passione, possiamo pensare a un po' a un ricambio generazionale? Ricambio generazionale, sì, ci sanno fare, c'è la passione, hanno preso la passione del padre e continueranno. Senti, una promessa, quando è che vedremo le posizioni dell'abitacolo invertite con tutto il navigatore? Lui alla guida? Penso sugli 85 anni, quando magari avrò i riflessi un po' più lenti, allora proverò a sdoppiare se mi vorranno. Vabbè, diciamo che il messaggio allora a lui sarà: comprati una macchina, vai per conto tuo, perché penso che il sedile non lo molli facilmente. È stata la prima volta, però sono stati 3 giorni veramente fantastici, mi sono divertito un mondo, poi sono splendido, macchine meravigliose, una gara veramente che voglio ripetere, mi sono veramente divertito perché nonostante il periodo che abbiamo passato, rifare questa gara e vedere sempre questi paesaggi splendidi in Italia è sempre un'emozione. Senti, siete un equipaggio molto giovane, la passione per l'autostorica come nasce? La passione nasce da mio padre, che ha sempre avuto passione di auto d'epoca, abbiamo sempre avuto auto d'epoca, ci siamo divertiti, abbiamo fatto gare e quindi è una passione facile da prendere e devo dire grazie soprattutto a lui. Un'esperienza bellissima con una persona, nonché un amico, che mi ha portato alla fine, quantomeno adesso aspettiamo il risultato per vedere quanto ci siamo classificati. Siamo andati anche contro la pandemia, quindi è stata una gara di successo. Senti, appassionato d'esperienza come te, che ne pensi di questa edizione del Nuvolari? Ma direi la verità, io è la quarta Nuvolari che faccio e devo dire che sono molto organizzativi, sono molto bravi, mi diverto, vengo volentieri a partecipare a questo evento. E qualcosa di diverso c'è, meno partecipanti, mi dispiace per l'organizzazione perché meno partecipanti vuol dire meno introiti, meno tutto quanto. Essere sotto l'aspetto egoistico, mi sono divertito di più degli altri anni. Una manifestazione eccezionale, visto il contesto Covid che stiamo vivendo, questi qua hanno avuto un coraggio da leoni, hanno organizzato una gara stupenda, prove tecniche esagerate, ospitalità sempre alto livello e davvero si è respirato tanta regolarità, bello. A me personalmente è andata bene, sono andato secondo, quindi felicissimo. Le prove molto difficili secondo il mio parere, però sono riuscito a interpretarle bene, quindi nonostante la mole della macchina, però dai, sono contentissimo.
Uno può pensare che fosse un ritorno alla normalità, in effetti questa è un'eccellenza dell'automobilismo di regolarità d'epoca e quindi entri in un contesto straordinario, è sempre bello dal punto di vista umano. È andata bene, una splendida gara come sempre. Abbiamo fatto molta fatica oggi perché purtroppo abbiamo avuto dei problemi all'automobile, però siamo arrivati fino in piazza, per cui direi che è andata benissimo. Stiamo facendo contemporaneamente una diretta, tu stai facendo la ripresa e io ne sto facendo un'altra dal palco. Senti, pochi metri dalla passerella. Sì, allora, tante emozioni. Sì, la gara è stata bellissima, molto molto tecnica, molto tirata, però veramente divertente. Tutto sommato, visto che siamo fermi da un po', ci siamo anche classificati abbastanza bene, quindi direi ottimo. Termina questa edizione del Gran Premio Nuvolari 2020, edizione molto importante per più motivi, edizione del trentennale, edizione diciamo così del post-Covid, per cui diciamo ancora in emergenza sanitaria, c'era tanto timore, invece l'evento si è svolto in maniera assolutamente tranquilla. Tantissima attenzione da parte degli organizzatori per l'osservanza di tutte le norme anti-Covid ed un plauso che ci sentiamo di dare alla scuderia Mantova Corsa, che comunque è riuscita ad organizzare l'evento nonostante anche tutte quelle che potessero essere le avversità e le contrarietà di questo momento. Un evento molto riuscito, c'era sicuramente molta necessità, molta fame da parte degli appassionati di poter di nuovo essere a bordo delle proprie auto, e cose che abbiamo dall'altro notato durante il percorso, anche un maggior numero di spettatori e tantissimi bambini. Ci vedremo all'edizione 2021 del Gran Premio Nuvolari con il grande Dazio Nuvolari, con o senza mascherina. Trentesimo anniversario campione Nuvolari, devo dire sicuramente una vittoria con tanti significati, vero? Sì, sì, una vittoria che ci dà piena soddisfazione. Innanzitutto spero che ce ne siano altrettanti di Gran Premio Nuvolari, insomma, perché è la gara che forse io prediligo per il formato, per la tipologia, e devo dire che sono davvero contento di aver vinto questa trentesima edizione. Poi con mio padre non ci eravamo mai riusciti, per cui grazie innanzitutto a lui che segue la macchina, grazie alla famiglia Duisberg e al gruppo Villa Trasqua che ci permette di utilizzarla, quindi meglio di così questo 2020 non poteva andare. Sì, abbiamo detto un'edizione ricca di significati, diciamo il primo evento importante internazionale dopo l'emergenza Covid. Tra l'altro ricordiamo che tu vieni da una zona del Bresciano sicuramente molto molto colpita. Un pensiero in più, un'emozione in più? Beh sì, sicuramente bisogna fare un plauso a chi mette in piedi questi eventi. Insomma, non era facile, c'era il rischio che potessero esserci meno concorrenti, soprattutto stranieri, per cui immagino le difficoltà anche nella logistica e nell'organizzazione di un evento di questo tipo, ma non avevo dubbi sulla professionalità di Mantova Corsa, perché organizza questo evento da così tanto tempo che non poteva certamente toppare quest'anno. Senti, più emozionato tu o tuo papà Roberto? Ma penso entrambi, è una bella soddisfazione. Per me personalmente è il 12° podio consecutivo, quindi anche una dimostrazione di continuità che voglio dare prima di tutto a me stesso, perché mi piace essere sempre competitivo ai massimi livelli. Non sempre si può vincere, chiaramente, perché ci sono anche gli avversari, ma devo dire che quest'anno siamo andati particolarmente bene, soprattutto già dalla prima tappa, cosa che magari l'anno scorso non era andata così bene. Ci siamo, l'edizione 2020 del Gran Premio Nuvolari, dall'altro trentesimo compleanno, è terminata. È terminata con un successo. Siamo particolarmente felici perché lo abbiamo riscontrato la soddisfazione in tutti i partecipanti, e hanno apprezzato gli sforzi che abbiamo fatto anche nell'individuare dei percorsi nuovi, e soprattutto parlo per chi fa classifica, chi tiene la classifica, prove estremamente impegnative. Però questa è un po' la caratteristica del Nuvolari, che nel rispetto del nome che porta vuole sempre anche mantenere quel tocco di sportività. Siamo soddisfatti, siamo molto soddisfatti, abbiamo vinto una scommessa, e quando dico l'abbiamo vinta non solo noi, l'abbiamo vinta noi grazie agli equipaggi che si sono iscritti e che hanno partecipato, perché ci hanno dato fiducia e soprattutto ci hanno dimostrato
che si può anche combattere contro la mala sorte o comunque diciamo questo Covid che tanto ci sta penalizzando. Senti, si parla sempre di motorismo storico anche come volano dell'economia, volano del turismo, tanti gli equipaggi stranieri nonostante l'emergenza Covid al via, quasi il 50%, e una cosa te la raccontiamo noi anche da equipaggio partecipante, tanto pubblico rispetto all'altro anno, forse c'era voglia di mototurismo e tanti giovani lungo le strade. Questa è una scoperta che abbiamo fatto anche noi, perché stiamo vedendo appunto molti giovani che si avvicinano. Sì, i giovani e il pubblico c'era, anche se in teoria non avremmo dovuto averlo, ma non ci possiamo fare niente. Nel senso che comunque, hai visto anche tu, era comunque dappertutto un pubblico organizzato e un pubblico a norma, quindi non ci sono state situazioni particolari di pericolosità.